Ancora non ci credo. Abbiamo comprato casa nuova. Dopo aver girato milioni di case, finalmente abbiamo trovato la casa giusta. Pensate che stavamo a tanto così a comprare un'altra casa, ma la rompiscatole di turno, ovvero io, so, sentivo che c'era qualcosa che non andava. Perché ogni volta che facevamo un passo per andare a comprare l'altra casa, succedeva sempre qualcosa, quindi nella mia testa era qualcuno che da lassù mi voleva dire non farlo. Mentre il mio fidanzato cercava di trovare una soluzione per acquistare l'altra casa, io stavo lì che, con l'annuncio aperto di questa casa che avevo comprato, dicendo: ma sarebbe da andare a vedere? No, leviamoci la curiosità, che ci costa? Leviamoci la curiosità. Inizialmente lui mi diceva: ma scusa, ma l'abbiamo scelta, perché dobbiamo andare a vedere un'altra casa? Che mi importa di questa casa che neanche ho visto? Cioè, io sto parlando della mia che devo comprare. Alla fine l'ho convinto, ho preso appuntamento e ho detto: senti, andiamo. Così, per curiosità, per scrupolo, cioè, che ci costa? Abbiamo visto mille case, che ci costa vederne mille uno? Andati e niente, ci siamo innamorati. Letteralmente innamorati tutti e due, anche se in realtà non rispecchia esattamente tutte le caratteristiche che noi cercavamo, però ce la siamo sentita da subito casa. Non lo so spiegare, non so com'è possibile, però quando entri in una casa la senti tua, cioè non ve lo so descrivere. In realtà su carta l'altra casa aveva molte più caratteristiche che noi cercavamo rispetto a questa, però ragazze, non era destino. E quando non è destino, anzi quando è destino, succede. Appena entrata, anche se non c'ero mai stata, me la sono subito sentita mia. Domani vi registrerò l'home tour, quindi mi raccomando, seguitemi su YouTube perché lo farò uscire lì, penso venerdì o massimo lunedì.